Incontriamo in questa, tra i partecipanti a questa tavola rotonda dei corsari, intitolata Rifondare la politica, organizzata da Pierpaolo Segneri, Enrico Laurito, che è uno studente, collabora con Pierpaolo da un po' di tempo. Lui parteciperà insomma a questa tavola rotonda, ascolterà insomma, e poi peraltro ci sono anche degli argomenti già insomma predefiniti. Pierpaolo nell'intervista precedente ce ne ha espresso qualcuno, legge elettorale, insomma, uno tra i tanti. Ecco, Enrico, tu che cosa pensi che uscirà da questa tavola rotonda? E anche un commento un pochino su, ti chiedo un commento un po' sulla temperie attuale, proprio di queste ore, che insomma sono parecchio calde per l'Italia. Ore calde, talmente calde che si parla addirittura di un nuovo compromesso storico, insomma stanno girando queste voci, quindi compromesso tra i partiti, la destra e la sinistra, questo movimento che ancora non è stato ben inquadrato in qualche ideologia, probabilmente non è inquadrabile in nessuna ideologia. Riguardo Pierpaolo, mi permetto di citare nuovamente quello che ha detto lui, l'amore come base per ogni come dire, dialogo, comunicazione sia politica che sociale che culturale. Quindi se in Italia non si, come dire, riesuma, se non si riprende in mano il sentimento positivo della libertà e dell'amore, diciamo andremo sempre più verso una situazione di sconforto generale, uno sconforto che da una parte è dettato chiaramente dalla crisi politica, chiaramente la politica deve farsi portatrice e portavoce di quelle che sono le necessità delle persone, gli affanni delle persone, la crisi delle persone. Dall'altro lato la crisi deve far, la politica deve farsi portatrice di speranza. Quindi quando manca la speranza manca l'amore, poi manca la comunicazione, poi manca l'apertura. Quindi questo non significa che, come dire, debbano scomparire sinistra, destra, eccetera, però con l'amore, con la libertà, con la speranza, diciamo, ci può essere anche una, come dire, una convergenza su alcuni punti, quindi i programmi non diventeranno più, come dire, oggetto di guerra civile, anche di guerra in Parlamento, ma i programmi saranno punto di incontro, anche di scontro, perché serve anche quello, costruttivo chiaramente. Enrico, tu sei studente, so cosa studi? Lettere. Giovanissimo lettere, sì, sei, sì. Quindi hai 20 anni, insomma, 22. Più 22. Quindi insomma sei comunque sia un conoscitore e segui la politica, tanto per smentire un po' certi insomma sì, luoghi comuni secondo cui ormai i giovani o sono verso gli estremismi, sì, oppure si disinteressano completamente. Sì, bella domanda, seguo la politica da sempre, non sempre in veste attiva, molto spesso leggendo il giornale, però comunque la seguo in maniera più alacre, già più fai pragmatica. Parte, già fai parte di un'elite, leggendo il giornale, un'elite culturale, leggo i giornali, nessuno lo sa, ma i giornali in Italia giornali, si leggono pochissimo. Sì, li leggo cartacei, quindi sì. Sono un po' l'antica. No, hai detto bene gli estremisti sia di destra che di sinistra. Perché c'è l'estremismo? Perché non c'è preparazione. Se ci fosse preparazione le persone guarderebbero diversamente agli estremismi, perché gli estremismi, ripeto, sia di destra che di sinistra hanno disegnato il Novecento, lo hanno disegnato, lo hanno distrutto, perché tutte le ideologie estreme hanno distrutto la politica, hanno distrutto i governi, hanno distrutto la società e le persone, in hanno distrutto le persone, e gli estremismi hanno permesso gli estermini, hanno permesso la Shoah e quant'altro. Questo anche un po' per ritornare alle questioni antisemitismo, razzismo, eccetera. L'estremismo, insomma, credo che possa essere, come dire, un'arma di difesa per i giovani che non vogliono inquadrarsi, come dire, nella modestia, nella moderatezza, nella anche morbidezza politica. Quindi, come dire, si affidano all'estremismo come valvola di sfogo, anche un po' per le frustrazioni, sai, per non essere stati in grado di gestire magari delle situazioni e quant'altro. Quindi, insomma, anche qualche riflesso anche da un punto di vista sociale, economico, è di stimolo che produce insoddisfazione, sì, e di stimolo a questo tipo di scelte, tu dici? Sì, certo, insomma, anche se i giovani secondo me non hanno chissà quale preparazione economica, quindi molti parlano, fanno... Ecco, questi... la preparazione, una cosa che volevo chiedere su questo, una domanda rapida e poi ti lascio andare alla tavola rotonda. La preparazione politica storicamente, nel Novecento, quella che si chiamava Prima Repubblica, adesso poi dopo... ci sono delle disquisizioni. Adesso si parla di Terza Repubblica. Sì, Terza, ormai sono delle categorie quasi accademiche, ormai, non si capisce quando inizia. Ormai avremo anche una Terza Camera dei Deputati. Sicuramente, certo.
Comunque, insomma, in passato, gli anni 60, 70, 80, insomma, la scuola politica era svolta anche dai partiti, soprattutto dai partiti, per cui praticamente chi poi, insomma, in qualche modo arrivava a ricoprire cariche elettive, dei mandati elettivi, ma anche nomine, ma insomma nell'ambito di quella che era la partitocrazia, che poi peraltro, insomma, non è che abbiamo sempre criticato, però comunque arrivava con una sorta di background, una conoscenza anche, insomma, magari non molto approfondita, ma insomma, oggi invece i partiti non ci sono più, non ci stanno più le scuole di partito. No. Ecco, chi è che secondo te potrebbe fare in qualche modo sostituire questa scuola politica, questa anche scuola politica adesso in senso molto ampio. Qual è l'ambito secondo te? Visto che insomma la scuola non credo che potrebbe farlo. I corsari. Secondo me i corsari possono svolgere un ruolo formativo. Segneri è un professore, quindi insomma ha per, come dire, tendenza naturale il fatto di formare, di creare, di costruire. Quindi venire con noi corsari significa poter iniziare un percorso che non è una laurea, un diploma, però è un percorso culturale e politico, quindi non parliamo solo di politica, di piani finanziari, che fa l'Europa, l'euro, non euro, entrare nella politica come cultura, perché insomma nell'antica Grecia, lì dove è nata la politica, non c'erano i punti di programma, c'era la cultura che era l'altra faccia della politica, appunto. Perfetto, allora grazie ad Enrico Laurito e ti lascio andare alla tavola rotonda. Grazie.